Buon Fornello, incidente stradale sulla statale 113 settentrionale Sicula, due feriti. L'ondata di furti nei negozi del centro storico nella stessa notte dell'irruzione La Dresca in una pizzeria in frantumi anche la vetrina di un'altra attività commerciale. Le disposizioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per Nissa Akragas. La vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti potrà avvenire fino alle ore 19 di sabato. Necessaria l'esibizione da parte dell'acquirente di un documento d'identità, limite massimo di 50 persone. Sanità: attenzioni puntate sulle problematiche dei lavoratori, dalla rimodulazione delle ore alla stabilizzazione. Bentrovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando di cronaca a Bonfornello, incidente stradale sulla statale 113 settentrionale Sicula, due feriti, dettagli nel servizio. È un inizio anno drammatico per le strade siciliane. La cronaca ci porta sulla A19 a Palermo Catania, dove in poche ore si sono verificati due gravi incidenti, entrambi all'altezza di Bonfornello. L'ultimo sinistro, con due feriti, è avvenuto all'alba di questa mattina quando il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 113 settentrionale Sicula all'altezza di Buonfornello, nel Palermitano. Nel sinistro, che è coinvolto due autovetture, si registrano due feriti. Il traffico è stato deviato sulla bretella laterale. Sul posto sono intervenute le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. L'altro incidente si è verificato invece ieri pomeriggio ed è avvenuto sulla A19 Catania-Palermo tra l'area di servizio oscillato e lo svincolo per Bonfornello, dove si è ribaltata un'auto con l'unico occupante rimasto lievemente ferito. L'automobilista ha perso il controllo della Jeep che stava guidando ed è finito fuori strada. Dall'impatto con il guardrail il mezzo si è ribaltato, riuscendo comunque a rimanere all'interno della carreggiata. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Un altro incidente nelle ultime ore sulla strada statale 189 della Valle del Platani, in prossimità di Castel Termini, al chilometro 42 900. Per causa in corso di accertamento, un'autovettura o mezzo pesante si sono scontrati frontalmente. Nell'impatto, un occupante dell'autovettura è rimasto ferito, si legge in una nota dell'ANAS. L'ondata di furti nei negozi del centro storico, nella stessa notte dell'irruzione ladresca in una pizzeria, in frantumi anche la vetrina di un'altra attività commerciale. Salgono a tre le attività commerciali prese di mira dai malviventi nei giorni scorsi nel centro storico di Caltanissetta. Dopo la pizzeria sita in piazza Mercato, dove i malviventi hanno spaccato la vetrata e prelevato il registratore senza soldi all'interno, si sono verificati altri due casi lungo il corso Umberto. Dopo aver notato un'imbronda di scarpa nella vetrata e un tentativo di forzatura, il titolare di un'attività di argenti preziosi ha contattato la polizia, ma per fortuna nulla di grave. Invece, caso analogo della pizzeria in un'attività commerciale di orologi, dove i malviventi hanno spaccato la vetrata e rubato il registratore senza soldi all'interno. Interventi degli agenti delle volandi, rilievi affidati alla polizia scientifica. Il prefetto Chiara Almeni ha convocato per mercoledì 25 gennaio una seduta del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per un approfondito esame della situazione a Caltanissetta alla luce dei recenti episodi criminosi che hanno destato particolare allarme nella comunità nissena. Nella circostanza, la presenza del sindaco di Caltanissette e del comandante della polizia locale saranno valutate e predisposte le misure ritenute più opportune per contrastare il fenomeno dei furti e assicurare più efficaci forme di tutela per la tenuta dell'ordine e della sicurezza pubblica. E adesso andiamo alle disposizioni dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive per Nissa Akragas. La vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti potrà avvenire fino alle ore 19 di sabato. Necessaria l'esibizione da parte dell'acquirente di un documento d'identità. limite massimo di 50 persone. Domenica 22 gennaio 2023 alle 15.30 allo Stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta si disputerà l'incontro di calcio valevole per il campionato di eccellenza Nissa Akragas. L'incontro, connotato da profili di criticità dal punto di vista dell'ordine pubblico a causa dell'accesa rivalità tra le due tifoserie organizzate, è stato attenzionato dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha disposto che la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti potrà avvenire fino alle ore 19 di sabato 21 gennaio, previa esibizione da parte dell'acquirente di un documento d'identità e per un limite massimo di 50 persone. I tifosi dell'Agragas per l'acquisto dei biglietti dovranno rivolgersi alla loro società. Una volta acquistato, il titolo è ingedibile ad altre persone. I supporters della tifoseria organizzata dell'Agragas saranno allocati in apposita area dedicata all'interno dello stadio Tomaselli. La questura di Caltanissetta, presso la quale stamattina si è svolto un tavolo tecnico, ha predisposto un servizio di ordine pubblico con l'impiego di unità delle forze di polizia territoriali e di rinforzo appositamente assegnate dal dipartimento della polizia stradale. Parliamo adesso di sanità, attenzioni puntate sulle problematiche dei lavoratori dalla rimodulazione delle ore alla stabilizzazione. Nel pomeriggio di ieri la direzione generale dell'ASP ha incontrato le organizzazioni sindacali per parlare della rimodulazione delle ore di servizio del personale infermieristico e degli operatori sociosanitari reclutati durante il periodo dell'emergenza pandemica che saranno in servizio fino al 30 giugno. Del personale reclutato, 238 sono osse, di questi, 53 sarebbero in esubero e 103 infermieri. La proposta della direzione generale è stata quella di elevare a tutti l'orario settimanale lavorativo da 28 ore a 30 ore, quindi 120 ore mensili. Intanto si attende l'avvio delle procedure di stabilizzazione cui seguiranno i concorsi, dice il commissario straordinario Alessandro Caltagirone. Durante il periodo pandemico, abbiamo fatto un reclutamento di osse e infermieri con cui abbiamo risposto alle esigenze emergenziali, tuttavia questo ha portato a uno sbordamento del personale sia infermieristico che os rispetto alla dotazione organica. Le norme che sono entrate in vigore hanno permesso a questi lavoratori di poter godere di un diritto di stabilizzazione se hanno raggiunto i parametri di stabilizzazione. Da lì sono nati i provvedimenti di proroga, tuttavia siccome il numero di lavoratori è superiore rispetto a quelli previsti dalla dotazione organica abbiamo tenuto tutti in servizio con un monte ore di 28 ore settimanali in attesa della stabilizzazione poi ieri ho proposto l'aumento a 30 ore settimanali quindi 120 ore mensili che rende più compatibile la gestione dei turni proprio in merito ai turni la fpcgl ha deciso di non firmare la proposta presentata ieri dalla direzione ha piuttosto avanzato la controproposta di innalzare l'orario settimanale di infermieri os a una turnazione di 36 ore settimanali come spiega alessandro lamarca del coordinamento provinciale sanità cgl la nostra proposta Dice nasce dalla difficoltà di assicurare dei turni omogenei ed evitare ripercussioni anche sulla qualità delle prestazioni erogate dall'utenza, evitando anche un sovraccarico di lavoro su tutto il personale. Intanto, il segretario provinciale della FIALS Nissena Gioacchino Zuppardo chiede di avviare subito il percorso per la stabilizzazione del personale a tempo determinato all'ASP di Caltanissetta. Intanto in una nota indirizzata all'assessore regionale Giovanna Volo e al commissario straordinario dell'ASP Alessandro Caltagirone, il sindacato si è detto disponibile nell'immediato a proporre uno schema di regolamento per la valutazione dei titoli curriculari da discutere e approvare celermente in delegazione trattante. Al fine continua la nota di dare una buona percentuale dei lavoratori interessati la probabilità, non la certezza di una prossima e auspicabile stabilizzazione. Ricorda ancora la nota che la normativa prevede la stabilizzazione del personale assunto tramite collaborazioni coordinate e continuative o altre forme di contratti flessibili come le graduatorie cronologiche comunemente denominate bando click day, sempre nel rispetto dei piani del fabbisogno. Abbiamo pensato di attivare un osservatorio permanente sulla sanità locale, quanto si legge in una nota dell'associazione Caltanissetta Sicura. Una volta raccolte le segnalazioni, si legge nel documento firmato da Sergio Cirlinci, Rita Capraro e Adriana Marotta, sarà nostra cura portarle a chi di competenza per cercare tramite il loro intervento correttivi e soluzioni. E adesso andiamo al nuovo piano di sviluppo rurale 2023-2027. Si comincia a definire il nuovo piano di sviluppo rurale 2023-2027. La Regione ne ha infatti dato l'avvio con la presentazione di un vasto partenariato del complemento di programmazione per lo sviluppo rurale CSR. Il sostegno agli agricoltori e agli allevatori, soprattutto nelle aree interne, è uno dei punti principali del nuovo piano. Tra le direttrici infatti anche la modernizzazione e innovazione del sistema agroalimentare, favorendo l'aggregazione territoriale e la valorizzazione del paesaggio rurale. Un miliardo e mezzo di euro è la cifra a disposizione come risorsa finanziaria. L'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino, il direttore generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura Dario Cartabellotta e il capo gabinetto dell'assessorato Giovanni Cucchiara hanno incontrato i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e dei sindacati confederali, degli agronomi e periti agrari, medici veterinari, agrotecnici, biologi ma anche rappresentanti delle università e delle cooperative. Si pensa anche ad una promozione dei prodotti di qualità fuori dal alla Sicilia, dobbiamo fare eccellenza e farla conoscere all'Italia e al mondo, ha esclamato infatti l'assessore regionale San Martino. Vogliamo partire dall'ascolto e dal dialogo e dal confronto per scrivere la nuova PAC 23-27 ascoltando quelle che saranno le proposte ma poi formalizzando così come previsto dalle procedure ministeriali il, il tavolo di confronto ufficiale che con le organizzazioni dei produttori e con il mondo scientifico ci accompagnerà a individuare bene come impostare la nuova programmazione i nuovi bandi ma soprattutto come spendere le risorse per dare beneficio ai nostri produttori ma soprattutto al nostro prodotto. In un momento storico in cui la Sicilia deve rilanciare l'internalizzazione del prodotto e soprattutto l'export, noi vogliamo coinvolgere il mondo scientifico a dare una mano alla nostra terra, a trasformare alcune eccellenze in poli produttivi e quindi a trasformare la vocazione del nostro territorio in quella che la natura ci ha consegnato. Politiche sociali è stato pubblicato l'elenco regionale dei mediatori culturali. Pubblicato l'elenco regionale dei mediatori culturali dall'Assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e dell'Ufficio speciale immigrazione dell'Assessorato ad occuparsi della sua gestione e aggiornamento semestrale. È possibile consultare l'elenco attraverso il sito istituzionale della Regione Siciliana. Si tratta di uno dei primi sull'intero territorio nazionale, così come viene precisato nel comunicato stampa. È stato predisposto in attuazione della legge regionale sull'accoglienza e l'inclusione e prevede due sezioni, una per i mediatori e una per i facilitatori linguistico-culturali. Il ruolo della prima figura è quello di agevolare i contatti dei cittadini stranieri con istituzioni e imprese, ma anche l'accesso ai servizi pubblici e privati e tra i suoi compiti c'è anche l'assistenza nel collegamento con il mondo del lavoro. Il facilitatore linguistico-culturale interviene nell'ambito dell'informazione e comunicazione tra cittadini stranieri e istituzioni ed enti e assume questo ruolo l'operatore sociale e con un'esperienza lavorativa di almeno sei mesi. La mediazione linguistico-culturale per le persone straniere che arrivano in Italia, afferma l'assessore regionale Nuccio Albano, che parla di un'assoluta novità a livello regionale, è molto importante e la rilevanza del ruolo è diventata ancora più chiara con la crisi ucraina. E adesso passiamo all'edilizia scolastica: dalla Regione Siciliana 15 milioni agli enti locali per la certificazione di vulnerabilità sismica. 15 milioni di euro per la sicurezza nell'edilizia scolastica. Il governo regionale ha infatti stanziato tali somme a valere sui fondi POFESR 2014-2020, da dividere tra gli enti locali, cioè aree metropolitane, comuni e liberi consorsi, proprietari dei plessi scolastici siciliani, dando loro anche delle tempistiche precise. Un mese dalla notifica per comunicare l'accettazione dei finanziamenti, 20 giorni per trasmettere l'elenco dei plessi scelti e infine indicato il termine del 30 giugno per le operazioni di indagine di giornaliere diagnostica e strutturale degli edifici. I plessi scolastici dovranno infatti dotarsi della certificazione di vulnerabilità sismica che sarà necessaria per ottenere finanziamenti pubblici, come nel caso del PNRR, per effettuare ristrutturazioni, interventi di edilizia e migliorare la sicurezza delle strutture scolastiche. L'obiettivo è quello di mettere in sicurezza le strutture scolastiche della Sicilia, ha affermato il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Troppo spesso in ogni parte d'Italia avvengono disgrazie proprio nei luoghi in cui i nostri ragazzi hanno il diritto di vivere e formarsi in sicurezza. L'azione di prevenzione è dunque è prioritaria per il nostro Governo, aggiunge. Posso assicurare che la Regione sarà vigile e rigorosa nel portare avanti questo progetto e nell'eseguire poi le opere necessarie a garantire la solidità degli edifici e contrastare il rischio sismico. Il decreto è stato Pubblicato sul sito dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, un investimento presentato questa mattina dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, insieme all'Assessore all'istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano, in presenza anche del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Pierro, il Presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro all'ARS Fabrizio Ferrara e del Dirigente dell'Ufficio Speciale della Regione per l'edilizia scolastica e universitaria Michele Lacagnina. Ho condiviso con il Presidente della Regione una strategia che potesse permettere alla Regione stessa di avere cognizione piena dello stato di salute degli immobili dove portiamo i nostri bambini a scuola e questo ci ha permesso di trovare le risorse e di individuare un meccanismo che responsabilizza, che responsabilizza i sindaci. Affinché entro il 30 di giugno ogni edificio scolastico possa essere monitorato, studiato e possa ottenere il certificato di vulnerabilità sismica, requisito essenziale per partecipare ai bandi per ammodernare gli istituti scolastici. 9.629.818,88 euro sono stati assegnati a 338 comuni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e tra questi a quello di Caltanissetta 134.614,67 euro. E ancora 1.894.637 euro ai sei liberi consorsi di comuni per le scuole secondarie di secondo grado e di questi 404.570 per quello di Caltanissetta. 3.475.544,12 euro alle tre città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, nel caso di ulteriori fabbisogni finanziari, si precisa ancora nel comunicato stampa, si potranno utilizzare le economie derivanti da un precedente bando del 2018 pari a circa 10 milioni. E ancora notizie dalla regione agroalimentare, bando per partecipare a 5 fiere internazionali. Non si arresta l'attività del Governo siciliano finalizzata a esportare il brand dell'isola nel mondo. Saranno cinque le vetrine internazionali per i prodotti di eccellenza dell'enogastronomia nostrana. L'Assessorato regionale dell'agricoltura ha approvato il programma di partecipazione alle fiere del 2023. Il bando sarà pubblicato domani sul sito istituzionale della Regione siciliana. Questo è un avviso, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino, rivolto alle aziende agroalimentari che svolgono una funzione unica e insostituibile per l'economia dell'isola. La Sicilia è una regione altamente specializzata nell'agroalimentare di qualità e il sostegno all'attività di internazionalizzazione delle imprese è un obiettivo fondamentale per garantire competitività negli anni futuri. Nell'elenco delle fiere ci sono Solle Agrifood a Verona dal 2 al 5 aprile per l'olio extravergine di oliva, Mediterranea Expo Bio e Excellence a Catania dal 27 al 29 aprile per il settore agroalimentare, Sia al China a Shanghai dal 18 al 20 maggio per il settore Food and Beverage, Summer Fancy Food a New York dal 25 al 27 giugno e a Colonia dal 7 all'11 ottobre per il settore agroalimentare. Le produzioni di eccellenza da promuovere in queste sedi sono quelle con valore ambientale, biologico, territoriale, DOP-IGP, qualità sicura e tradizionale, che differenziano e caratterizzano le produzioni in termini di qualità e di legami alla zona di produzione. Le aziende interessate dovranno compilare e spedire le istanze entro martedì 28 febbraio. Questa domenica ci sarà la benedizione degli sposi nella parrocchia di San Giuseppe nel ricordo dello sposalizio della Vergine Maria e di San Giuseppe. Eh, è presente una tela che ricorda per l'appunto lo sposalizio anche all'interno della parrocchia. In uno dei quattro altari laterali della chiesa di San Giuseppe, lì dove è presente una tela che rappresenta lo sposalizio della Vergine Maria e di San Giuseppe, è stato preparato un cuscino con le iniziali G ed M, ricordando per l'appunto i loro nomi, e un secondo cuscino sul quale sono state riposte due fedi. In parrocchia infatti ci si prepara a celebrare questa ricorrenza, una devozione presente a San Giuseppe sin dai tempi antichi. E questa tela riporta una sigla perché non sappiamo, non conosciamo veramente chi fosse l'autore. C'è una sigla che dice ap.p P. 1748. E certo che ancora prima di, questo, di questa tela c'era la festa dello sposalizio e c'è cioè il Pulci che nel libro dei lavori del della storia della chiesa su Caltanissetta ci riporta alcune notizie fondamentali che qui in questa chiesa venivano celebrate tre feste importanti in onore di San Giuseppe. La prima è proprio lo sposalizio, e la seconda festa è il transito e la terza festa è il patrocinio. La prima proprio si celebrava come nella liturgia della Chiesa il 23 di gennaio, la seconda per la festa proprio di San Giuseppe il 19 marzo e invece quella del patrocinio nella terza domenica dopo Pasqua. Ci dice questo autore storico Il Pulci riguardo alla festa di San Giuseppe dello sposalizio. Che qui accorrevano in pellegrinaggio da tutta la città. Non solo si provvedevano alle celebrazioni Eucaristiche, ma anche alla distribuzione per la mensa ai poveri, distribuivano anche doni alimentari. Ma la caratteristica ancora di più è che venivano tutte le ragazze nubili in occasione della festa, proprio dello sposalizio, per chiedere, impetrare a San Giuseppe la grazia per un loro. E futuro matrimoniale. Lo sposalizio della Vergine Maria di San Giuseppe viene ricordato il 23 gennaio, ma in parrocchia verrà celebrato questa domenica 22 con la benedizione delle coppie di sposi. Ho invitato per questa circostanza, proprio domenica, la, un momento di raccoglimento, di benedizione per tutte le coppie di sposati che interverranno durante la celebrazione eucaristica. E alla fine della messa, come da tradizione, la distribuzione dei ceci e delle mandorle arrostite. Servizio civile nella Nissa Rugby: quattro posti per tre progetti. Per la domanda c'è tempo fino al 10 febbraio. Opportunità per quattro giovani di poter prestare il servizio civile nella Nissa Rugby. La società del presidente Giuseppe Lo Celso ha aggiunto un ulteriore tassello nel sostegno al territorio. L'iter di accreditamento è cominciato l'anno scorso grazie al supporto inestimabile dell'area responsabilità sociale di FIR. I quattro volontari saranno inseriti nell'ambito di tre progetti: due posti per sport su misura, un posto per rugby oltre le sbarre e un posto per ovale oltre. Il servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani del territorio Nisseno, fanalino di coda in termini di occupazione giovanile. La scadenza della domanda è fissata per il 10 febbraio. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Blandi, responsabile servizio civile Nissa Rugby. Sarà possibile partecipare online facendo la domanda al sito domandeonline.serviziocivile.it. Eh, si dovrà fare l'accreditamento con, con lo SPID, quindi con l'identità digitale. Eh, dopodiché, basterà ehm, o cercare Sicilia e i nostri codici di progetto, o Caltanissetta come provincia e i nostri codici di progetto, e sarà possibile ehm, iscriversi. Eh, eh, ai nostri progetti. I progetti sono tre per quattro posti di servizio civile, eh, due posti per sport su misura eh, in cui ci occuperemo principalmente di promozione dello sport a livello della nostra città e eh, poi ovale oltre rugby oltre le sbarre eh, che saranno invece dedicati al, al mondo della, eh, difficoltà, delle difficoltà relazionali del, dei, dei minorenni oggi in particolare carcere e comunità di, di recupero. Eh, questo diciamo, è quello che vogliamo, vogliamo dare alla città e che speriamo, anche dal punto di vista de, del ritorno di valore che ne avrà il territorio, sarà, sarà importante e darà un seguito ancora di più eh, in futuro. Andiamo allo sport calcio Serie D: la San Cataldese si prepara alla trasferta di Canicattì. I verdi Amaranto puntano alla conquista dell'intera posta in palio. Continua il cammino della San Cataldese nel girone I di Serie D. La squadra del tecnico Pietro Infantino si appresta a fare visita al Canicattì nel match in programma domenica prossima alle 14.30 e valido per la ventesima giornata del campionato. Intanto in settimana la società Verdamaranto ha dato il benvenuto al giovane portiere classe 2002 Domenico Lamagra, nato proprio nel comune Agrigentino e cresciuto nelle giovanili dell'Avellino. La San Cataldese quindi si appresta a fare visita al Canicattì con l'intento di portare a casa l'intera posta in palio. Il 2023, infatti, è iniziato nel migliore dei modi per i Verdamaranto che hanno ottenuto due vittorie consecutive in altrettante uscite. La sfida del Bordonaro è un autentico incontro ravvicinato fra le due formazioni: con il Canicattì a 20 punti in piena zona play-out ma con una partita in meno alla ricerca di una vittoria che possa allontanare la parte pericolante della classifica. La San Cataldese, invece, in una posizione va alla ricerca della continuità e di tre punti che potrebbero schiudere dolci scenari a inizio stagione inattesi. Questa è la ventesima giornata del campionato di Serie D, Girone I, con le partite tutte in programma domenica 22 gennaio alle 14.30. Canicattisan Cataldese, Castrovillari Vibonese, Catania Licata, Città di Sant'Agata Santa Maria Cilento, Città Novese Reala Versa, La Mezzia Terme a Cireale, Locri Ragusa, Paternò Trapani, Mariglianese San Luca. Eccellenza, domenica Nissa-Akragas-Al Tomaselli, biancoscudati chiamati a una prova di carattere dopo la sconfitta di Marineo. Dopo la sconfitta di Marineo, la Nissa scenderà in campo domenica al Tomaselli nel big match della diciottesima giornata contro la capolista Akragas. Settimana intensa di preparazione, anche se una gara così importante si prepara già da sola. La sconfitta di domenica scorsa ha rallentato la rincorsa playoff dei biancoscudati, ma un risultato positivo contro gli Agrigentini potrebbe riaprire uno spiraglio che al momento appare improbabile. Dall'altra parte, la capolista Agraga, dista di un punto solo dall'Enna secondo in classifica, viene dalla vittoria dell'Esteneto di domenica contro il Mazzara, ma con il morale a terra per la sconfitta pesante nella finale di Coppa Italia contro l'IGEA. Eccellenza, diciottesima giornata girone A. Casteldaccia Oratorio San Ciro e Giorgio, Don Carlo Misilmeri Castellammare, Enna Nuova Città di Gela, Leonfortese Profavara, Mazzara Parmonval, Resuttana Mazzarese, Sciacca Cus Palermo, Nissa Acragas. Vietato pareggiare, solo vincere. Così il vicepresidente dell'Acragas, Carmelo Callari, dopo la sconfitta dei Biancazzurri nella finale di Coppa Italia in vista della trasferta di Caltanissetta. Vietato pareggiare, solo vincere. Questo è il monito del vicepresidente Carmelo Callari dopo la pesante sconfitta nella finale di Coppa Italia Eccellenza. L'Acragas si prepara alla trasferta di Caltanissetta con la consapevolezza di non potersi permettere più alcun margine di errore dopo la prestazione contro la nuova IGEA Virtus che ha lasciato il tifo biancazzurro in preda alla preoccupazione in vista della prosecuzione della stagione. Intanto, giovedì pomeriggio, proprio per comprendere la genesi della deludente prestazione di Ragusa e cercare di ricompattare l'ambiente, alla ripresa degli allenamenti c'è stato un faccia a faccia fra la società e la squadra, in cui è stata ribadita la convinzione di archiviare la debacle di Coppa e pensare al campionato in cui la città dei Templi è la prima della classe. L'Agregas, società, settore tecnico e calciatori non sono abituati a perdere male come abbiamo perso ieri. È stata una partita ehm, negativa, non abbiamo visto nessun eh, risvolto positivo, nessuna reazione da parte della squadra. Ho parlato personalmente al nome della società con i calciatori, i quali non si spiegano cosa sia successo. È un episodio completamente isolato. Siamo abbastanza carichi tutti quanti nel, eh, nell'affermare che eh, noi la data di ieri non esiste. Andiamo avanti sempre più carichi nel, nel campionato che vogliamo veramente portarlo a termine nel migliore modo possibile. In questo senso, si avvicina il big match fra Anissa e Akragas, previsto domenica prossima alle 15.30 al Marco Tomaselli, valido per la diciottesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Un derby storicamente molto sentito dalle due città, con la capolista intenta a dimenticare il nefasto pomeriggio di Ragusa e la formazione Nissena alla ricerca di un sorriso dopo la sconfitta di misura patita a Marineo. E ancora sport, volley B2 femminile, pausa per l'alba verde Caltanissetta, il campionato riprenderà il 4 febbraio. Settimane di riposo per il girone M della serie B2 femminile di volley che riprenderà nel weekend del 4 febbraio con la prima giornata del girone di ritorno. L'Alba Verde riprenderà il suo cammino a Reggio Calabria al Pala Calafiore contro la Volley Region per dimenticare la sconvitta sul campo della capolista Zafferana. Le pallavoliste Nissene attualmente al terzo posto in classifica non dovranno più permettersi passi falsi per non staccarsi dalla squadra Etnea e dalla pallavolo Crotone, che insieme all'Alba Verde si giocheranno la promozione sino alla fine. L'idea della società presieduta da Oriana Mannella è chiara e si tenterà di salire di categoria e per far questo nel girone di ritorno si dovranno affrontare le partite per tentarle di vincerle tutte. In questa prima parte di stagione si è visto al Baverde giocare delle bellissime partite, tra cui si sono distinte alcune pallavoliste come Jennifer Dantoni, Alessia Ancilletta e Valeria Lamattina. Su tutte risultate molto volte i migliori in campo. Basket, gli impegni delle Nissene, l'invicta al Palacanizzaro contro il Messina, il Cusn a noto. Fine settimana intenso per le due squadre nissene di basket. L'Invicta sarà di scena domenica pomeriggio al Palacanizzaro contro lo Basket Messina, nel classico testa-coda tra la capolista e l'ultima in classifica. Sulla carta può risultare un test facile per la compagine nissena, ma gli uomini del coach Spena hanno lavorato intensamente durante la settimana e vogliono continuare nel loro trend di risultati positivi e continuare nel loro sogno di promozione. Basket Serie D Girone B non aggiornata Invicta Basket Messina Capo d'Orlando Sant'Agata, Leonardo da Vinci Cefalù, riposa Virtus Trapani. La CUSN, dopo la vittoria di domenica scorsa nel derby contro il Gela, continua la sua risalita in classifica a caccia della capolista Olimpia e lo farà a noto contro la Polisportiva Salus Sport, in un match difficilissimo contro una squadra che si è rafforzata e che ha dato filo da torcere alla capolista. La squadra, capitanata da Davide Barbera, cercherà di uscire dal palatenta di Noto con tutta la posta in palio, approfittando del turno di riposo dell'Olimpia. Basket, promozione, girone D, ottava giornata. Nuova città di Gela, la Fenice Basket. Polisportiva Salusport Cusn, riposa, Olimpia. Bene, era questa l'ultima notizia per oggi, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci rivediamo nelle prossime edizioni del Telegiornale. Intanto vi lascio al MET le notizie di pubblica utilità. Come sempre, grazie per averci seguito. Bentrovati in un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato quando il Mediterraneo sarà sotto scacco di questa vasta zona di bassa pressione alimentata da aria fredda dal nord Europa. Andiamo nel dettaglio possiamo vedere di fatti sull'Italia le precipitazioni che ruoteranno attorno al minimo depressionario che scapperà verso il basso Adriatico, piogge quindi dalle Marche verso sud, anche il basso Tirreno, nevicate a quote molto basse sull'Appennino centro meridionale. Al nord e sulla Toscana, anche parte del Lazio invece torna il bel tempo. Nel dettaglio possiamo notare ampie aperture del cielo sull'alto versante tirrenico e al nord ma con diffuse gelate di notte anche in pianura, invece le nevicate sul medio basso adriatico e il sud a quote basse sui rilievi e poi piogge, rovesci e temporali sulle località di mare con venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli e gli approfondimenti scaricando l'app gratuita di Travimeteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta. Servizio diurno, Romano, Corso Vittorio Emanuele. Servizio notturno, Pantano, Via Don Minzoni.